Rivaro le Viva, due giorni dedicati ai bambini all'aperto e oggi appunto il secondo evento dei due giorni, il Book Crossing, il Castello dei Lettori al Castello Magrat. Sì, esatto, sono stati due giorni intensi, insomma questo qua sta iniziando proprio adesso e abbiamo un po' coniugato la novità con la storicità, nel senso che il Book Crossing ormai è la sua 18ª edizione, è una manifestazione ormai collaudata e che ha il suo posto fisso all'interno delle manifestazioni del Castello Malgrat, mentre la manifestazione che si è svolta ieri nello spazio elementare è un po' la novità di quest'anno, frutto della vittoria di un bando, insomma di un progetto di bando finanziato dalla regione sui parchi giochi diffusi e ieri è stata proprio un po' una giornata conclusiva con le famiglie e i bambini che si sono cimentati nel colorare delle formelle che andranno poi a decorare i nostri parchi e che i bambini potranno ritrovare, quindi due giornate dedicate alle famiglie, ai bambini e a questi nuclei che sono davvero importanti per la nostra città e che hanno partecipato e che partecipano sempre anche molto volentieri e in modo insomma massivo e con alle nostre iniziative. Quindi sicuramente due belle giornate con il tempo che fortunatamente ci assiste, speriamo anche oggi ci ha assistito, e quindi insomma due giornate all'insegna del divertimento.